abitato da 6 milioni di euro. Cooperazione economica e culturale. Al via un protocollo d'intesa tra il Consolato del Nicaragua e il Consorzio Suggestioni Campane Promotion. Come è noto, la Campania importa dal Nicaragua molte materie prime, tra cui il caffè e il cacao, utilizzati per la trasformazione e destinati al consumo interno e all'export con nostri prodotti di punta e di eccellenza nel mondo. Adesso, a tal proposito, arriva un accordo per un canale privilegiato di scambi. A spiegare il suggello dell'intesa è il console onorario del Nicaragua, l'avvocato Gerry Danesi. In questo caso noi abbiamo sottoscritto l'interessamento concreto di un consorzio a far sì che vengano realizzate effettivamente le condizioni, non a chiacchiere ci tengo a precisare, di un reale interscambio, portando in evidenza quelle che sono le eccellenze locali. Quindi chiaramente riuscire a entrare in un mercato come quello centroamericano, che è abbastanza complesso in questo momento, soprattutto perché giocano dei discorsi anche geopolitici e di politica geografica locale, quindi ci sono dei paladini, ci sono dei guardiani, è un po' la situazione, c'è la situazione del Venezuela, abbiamo un po' ci sono gli Stati Uniti a nord che comunque la fanno un po' da padrone, quindi dobbiamo cercare invece di trovare una terza via, e quella può essere quella indipendente, quella da poter mettere in campo con un consorzio, con una realtà locale che sia affidabile, dove prevediamo ovviamente delle missioni congiunte, conoscitive, esplorative, ma anche pratiche, perché noi comunque l'interesse del Nicaragua è quello di aprire il mercato. Il consorzio Suggestioni Campane Promotion unisce 13 aziende di produzione di servizi e ha come oggetto sociale e come obiettivi di finalità la diffusione, la promozione, la commercializzazione e la vendita, l'incoming turistico, scientifico e didattico nazionale e internazionale dei prodotti e dei servizi delle imprese consorziate. Ne parla il presidente del consorzio Suggestioni Campane Promotion, Luigi Carfora. Nel nostro consorzio sono presenti delle aziende di torrefazione che mostrano questo interesse di importazione, ma delle altre che hanno interesse di avere un punto di riferimento per gli Stati Uniti d'America, e penso che il Nicaragua possa essere tra questi paesi da sponda che possono favorire le esportazioni delle eccellenze campane e favorire anche una crescita occupazionale ed economica del nostro territorio, ma a scambio culturale reciprocamente interessate.